Oggi ragazzi, dopo tanto di quel tempo, è arrivato il momento. Daremo di nuovo un'occhiata al mio subreddit. Allora io ve lo dico, regalato che l'ultimo subreddit l'abbiamo fatto tipo 4 mesi fa, a sta botta metto i migliori dell'anno e ci guardiamo soltanto quelli che sono di 4 mesi fa, quindi questo qui che ne ha 10 non ce ne frega niente. Ok, POV sei l'Italia nel 1943 e vedi che non va come previsto. Però vedete raga, mamma mia, i meme con profumo, sono tutti quanti meme con profumo, non è possibile. Sapete che c'è raga, a sto punto c'ho un'idea, giusto per farvi sentire come se foste a casa, ecco. Ecco qua, vedete raga, non è proprio come un vero e proprio cartonato, però secondo me è la stessa cosa, no? Che dici Romè? Sì, va benissimo. Ok, perfetto. Per me stavo mantenendo il respiro, stavo morendo, cazzo. Sentivo i cuori di Michael. Oh, oh, oh. Sei d'Italia nel 1943 e vedi che non va come previsto. Mi dissocio, raga, mi dissocio. Il modo nel quale mi hai guardato alla fine. Come se fossi letteralmente Mussolini. Ma... E lì ero il primo ministro che diceva... Lì è proprio il momento in cui vai, tipo ci sta il tuo capo di lavoro, sì. Fai, questo ha detto una cazzata, lo correggo o no? Eccola. Fun fact, i tedeschi hanno attaccato l'Italia prima, ottimo, perfetto, hai visto. Quando sei tornato a casa da scuola hai preso 5 insufficienze, la tua famiglia è morta, il dottore ti ha detto che il cancro Marratorix ha fatto un nuovo video. Ed è l'ora di pranzo. Ed è l'ora di pranzo, così io, questo anche... poteva essere aggiunto, eh. Esatto, così possiamo anche pranzare già a sto punto, no? Che ci siamo. E bambini, ricordate, trovatevi una persona nella vita che vi guardi come Ratorix e Simone si guardano in questo frame. Oh, Romè, quanto sarebbe bello se ci fosse anche Simone. Beh, sarebbe... Oh, c'ho un'idea! I miei genitori a 23 anni, facciamo un bambino. Io ho 23 anni. L'ho fatto io perché per un attimo non capivi di che cosa si trattasse. No, stavo per non darti contesto e volevo vedere che cosa avresti fatto. T'ho guardato ed eri tipo... Sì, ma io stavo in T-pose perché pensavo... È quello che faccio io tutti i giorni, metto a giocare al PC. Non era questa la cosa. No, non era. Che cos'è allora? Non ho capito. Che hai presente che ci stanno? Che sul tapis. Ah, l'anno. Il video dei colori, tipo sì. Red versus yellow. Che fanno a gara, tipo quale se vince la lattina la Lamborghini o il carro armato, tipo roba per del forza, genere. Per forza. Rat ci nasconde qualcosa. Qui sarebbe bene. Però... Mi hai riso dentro l'orecchio, mio Dio. Ho perso come minimo 8 di udito. Io nel 2070 che trovo la foto dell'uomo che avrei dovuto sposare. Sta canzone la sente mia madre. Erratoriz. Però dai, non mi puoi dire che non mi stava male il baffo. Il baffo mi stava bene. Insomma. Golador a 10 centesimi, profumo felice. Golador a 20 centesimi. Ma tu costano 20 centesimi? Eh sì, adesso hanno aumentato il prezzo. Ah, questo è tipo incubi notturni che mi danno durante la notte. Ma chi è? Ma sei tu! Ma sul serio? Non me ne ero accorto! Mi sembrava un professore delle superiori! Me lo immaginavo già là con la camicia e la borsetta quella in pelle scura. Sembra il professore della casa di carta un po'. Io almeno me lo ricordo così, non so per quale motivo. È lui, è identico. Mannaggia. Queste cose me le dicevano alle elementari. Vabbè, però, raga, che cavolo, questo è bullismo. A sto punto, questo è bullismo, va bene? Non si può andare avanti così. Prova, chiaro, meta. Ma questo è, veramente ce l'avevi così? No, cioè, c'è no, stato no, un periodo della tua vita che avevi capelli. Non ho mai avuto i capelli in questo modo. Questo è come stato, hanno fatto? È stato un momento del video nel quale ho fatto così con la testa e i capelli mi si sono messi in questo modo per mezzo secondo. Ma e mi hanno preso il frame di quando è successa questa cosa. Sembri uno dei Beatles. Ma io ero uno dei Beatles. Beatles, ma poi perché ti sei truccato? Non mi sono truccato, mi hanno editato! È stata editata sta foto! Per me menti. Questo è cieco. Per me menti, questo ti sei truccato nel video. Sì, è vero. Ricomincio a postare. Lo so che profumo se n'è già andato da un po', però l'idea mi è venuta oggi. Vai, leggila tu. È vivo! Parla, figlio mio. Preferisci video di Ratoriz senza profumo? Ma non c'è la domanda. Che cazzo? come hai fatto questo? Per favore, come ti chiami? Daigo, manco Diego. Hai pure sbagliato a scrivere il nome. Ah no, ma sono babbo io. Preferisco i video di Ratoriz senza profumo. Vediamo, regà, quanto tempo ci metterà per leggere un fumetto, mamma mia. Lo ripeto, è vivo, parla figlio mio. Preferisco i video di Ratoriz senza profumo. Oh cavolo, ho dimenticato di darti un cervello. Questo è un ottimo... come si chiama? È un ottimo post e merita una celebrazione. Regalagli tutte le 23.000 coin che hai. No, cioè no, non sono mie. Ma che è sta roba? Perché Ratoriz e Simone stanno guardando il culo di profumo? Ma quando? Quando è successo? Mi devo preoccupare quando cammino, no, però, e mi state dietro? La faccia di Simone è troppo bella.
vero comunque. Eh sì. È vero, succede. Radorix, prima di bere l'acqua notturna, dopo. Ma che cacchio è l'acqua notturna? Ah, l'acqua che bevi quando, quando sei dissetato, ti svegli la notte perché sei dissetato, vai a bere. Dissetato significa che hai bevuto e sei dissetato. È vero. Assetato. Io so, penso proprio chiaro. Quando vai a bere l'acqua, no. Vai, hai capito, andiamo avanti. Che guarda che Chad. Che Chad. Non c'è niente da dire. E la gente non mi vuole con la barba, no. Vi rendete conto? C'è sto Chad qua e non lo volete con la barba? Assurdo. No, però, per me, forse... Io non ti consiglio di farti tornare la barba. Sei solo geloso. Io ho i ricordi del Vietnam. Uh-huh. Perché una volta sono stato rifiutato quando mi ero fatto crescere la barba. Per me la barba non ci può stare in un viso di una persona che conosco. Simone? Simone è l'unico salvabile. L'unico che si può fare la barba. Vabbè dai, questo è vero, eh. Scuola, compiti, responsabilità. Io che mi guardo scemo. Ma poi con la L di user in te. Cioè, mi sei proprio perfetto. Radorix, dobbiamo far diventare relatabile una parola ufficiale. Dizionario italiano. Allora, questo qui è discriminazione contro le parole belle, ragazzi. Perché io ve lo dico, la parola relatabile è la parola più relatabile al mondo possibile. Quindi non capisco per quale motivo certa gente non lo vuole accettare. Perché Mario non vuole. La bidella in segreteria, quando arrivo a scuola alle 7.45 rimango fuori perché non fanno entrare prima della campanella. Benvenuto nel limbo dei primi animali. Benvenuto nel limbo dei primati. Nell'albo dei primati. Nell'albo dei primati. L'albo dei primati è il più bello di tutti. C'è proprio il timbro, principia. C'è proprio il grado, c'è l'orangotango, scimpanzé. E poi ci sta. Adesso ci metterò l'audio della scimmia che urla. No. No. Sinceramente no, non ci sto. Mi dispiace, non ci sto. Prenderò provvedimenti, assolutamente. Prenderò provvedimenti, assolutamente. Oddio, voglio sentire anche la mia risata. L'ha detto tu. Quanto sei ricordato qualcosa? Limbo dei primi arrivati, 12.05.20. Ma salve, vi do il benvenuto No, allora, regà, una cosa, il limbo non esiste. Innanzitutto, adesso dico ai mod, regà, se qualcuno riposta, tipo, i limbi dei primi arrivati, bannateli, bannateli per 24 ore, quel che vi pare. Basta, basta, il limbo dei primi arrivati non esiste. E non c'è mai stata una cosa del genere, non so neanche che cosa sia. Che il limbo, hai mai sentito parlare di qualcosa che si chiama limbo dei primi arrivati? No, io so. Si parla solamente dell'albo dei primati. No, basta, no, quello. No, scherzi a parte, regà, il limbo dei primi arrivati deve essere una cosa per le persone che guardano il video nelle prime due ore, punto. Quindi, sì, i prossimi limbi, se li volete rivedere, saranno a pagamento. I prossimi bimbi li tengo in magazzino. Devono trovare la differenza tra le due immagini. Sono la stessa immagine. Chi è questo? Sei tu, Rome, dai. Fare un video normale. Fare un video dove la prima parte viene eliminata così da fare più video. Non so di che cosa state parlando, ragazzi. Il limbo non esiste. Il limbo non esiste. Il limbo non esiste. Intanto stai tu che stai a guardare il vuoto. Questa cipolla non mi farà piangere. Profumo non tornerà mai più su Global Scream. E invece avete visto, ragazzi? Addio. Ciao, arrivederci, è stato un piacere.